La prossima asta di arte contemporanea, prevista a Vienna per il prossimo 26 novembre, vedrà una ricca e significativa rassegna di opere inerenti il tema della pittura oggetto. Una delle opere sicuramente più interessanti all'interno di questa selezione è Arancione del 1971 di Agostino Bonalumi. L'opera è caratterizzata prima di tutto da un colore molto raro, di carattere quasi fluorescente, utilizzato veramente poche volte dall'artista nel corso della sua carriera. L'opera si contraddistingue come dipinto di transizione tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Gli anni 60 sono caratterizzati da una ricerca legata alla forma più che all'estroflessione per Agostino Bonalumi, attraverso l'utilizzo di imbottiture come ad esempio nelle pance o nei cosiddetti cuscini. In questo caso vediamo un primo accenno, sicuramente non eccessivamente aggressivo, di estroflessione attraverso l'utilizzo delle cosiddette centine, elemento che lo stesso artista svilupperà poi nel corso degli anni 70 e per anche parte degli anni 80, come possiamo esaminare anche in altre due opere all'interno della stessa rassegna, come Bianco e Nero degli anni 80. Sempre parlando di estroflessioni, all'interno dell'asta del 26 novembre avremo due significativi esempi del maestro Enrico Castellani, Superficie gialla del 1996 e Superficie blu del 2006. Partendo dal minimalismo degli anni 60, in Superficie gialla l'artista si lega a una strutturazione più modulare. Viceversa, in Superficie blu, l'artista si abbandona ad una maggiore libertà ed esuberanza nella scansione della luce, richiamando effetti tendenti all'optical. Le tre tele sovrapposte dal rosso intenso dell'opera Zone riflesse del 1964 di Paolo Scheggi rappresentano un perfetto esempio della ricerca dell'artista fiorentino caratterizzata dall'alternanza di pieni e vuoti. Una rara peculiarità di quest'opera risiede nei margini degli ovali che, come una lacerazione, una ferita inflitta dall'artista alla tela, flettono verso l'esterno invece che, come solitamente capita nelle sue opere, verso l'interno. Per chiudere questa importante e significativa rassegna di pittura oggetto, Concetto spaziale attese del 1965-66 di Lucio Fontana. La tematica dei tagli, icona per eccellenza dell'artista, viene sviluppata dall'artista milanese dal 1959 al 1968, anno della sua morte. Mentre i primi tagli sono caratterizzati da una strutturazione più incerta, in quest'opera dal giallo intenso, il gesto raggiunge la perfezione stilistica e la perfezione ritmica.